Ciao amici gatti e amiche gatte! Ecco la mia nuova arma contro i peli sparsi per la casa. Piacerà anche la Lady o no? Di che cosa si tratta? Si tratta di una scopa, eccola che la Lady se ne va. Amore, rimani qua con me. Si tratta praticamente di una scopa in silicone. Io ho comprato solo la parte finale perché praticamente qua c'è il buco dove si attacca il bastone che va benissimo, quello normale della scopa. Ma guardala che brava lei! Ma guardala che brava! Misserina, sembra che mi vuoi uccidere con quello sguardo. Mamma quanto pelo. Praticamente sì, questa si attacca al bastone normale, come una scopa normale, però è in gomma, quindi ha queste setole in gomma, ha anche il tiracqua e i peli praticamente si attaccano alla gomma ed è molto più facile pulire i pavimenti perché i peli appunto non svolazzano in giro, ma si attaccano alla scopa così. Bellissima, sei bellissima, tesoro. E quindi per me che ho il problema appunto dei peli di Lady, di Oscar ed è un disastro il mio pavimento senza andare a tirar fuori l'aspirapolvere continuamente, mi do una passata con questa scopa, vedete, molto morbida, do una passata veloce e i peli si attaccano alla gomma, quindi è più semplice rispetto alle scope normali. Che magari uno passa, i peli svolazzano ed è più difficile. Amore mio, tesoro. Sembra che mi voglia praticamente azzannare la Lady che la sto. Cioè, vedete, io accarezzo il mio gatto e vengono via peli continuamente. Io vivo da adesso in poi totalmente sommersa dal pelo di gatto. Ho sentito parlare di questa scopa su Facebook, sono andata a vedere, sono andata a vedere online avevo trovato su Amazon a 17 euro, 17 euro senza il palo, il bastone, e mi sembrava un po' tantino. Sono andata a curiosare alla Auchan e l'ho trovata alla Auchan a 9,90 euro, quindi l'ho presa alla Auchan. Poi ho sentito altri del gruppo Facebook di Micio Gatto che l'hanno trovata anche al Ticotà, in altri negozi, sempre a 9,90 euro. Quindi se volete risparmiare fatevi un giro in negozio, poi non so se online ci sono prezzi anche più bassi, però su Amazon costava appunto 17 euro. Ecco, io l'ho provata sui miei pavimenti, l'ho provata sul parquet in camera e funziona molto bene. Ovviamente, cioè, se si muove velocemente la scopa, ovvio che i peli svolazzano comunque. E poi considerate che io ho un'abilità nelle pulizie che fa pietà. Vedete in questo video come sono abile a fare le pulizie di casa, forse è un po' per quello che sono sommersa dai peli, non lo so. Comunque non sono molto brava in queste attività. L'ho provata anche sui tappeti semplicissimo, la passate così come vedete proprio sul tappeto e i peli rimangono attaccati o fanno comunque, si raggruppano in questi balocchi di pelo e fanno queste speluccamenti così e potete raccoglierli agevolmente. Quindi anche sui tappeti funziona, io l'ho passato un po' ovunque, l'ho passato anche sul divano, l'ho passato sui miei gatti, l'ho passata dappertutto per provare, perché così forse risolvo questa situazione disastrosa che sono i peli di gatto in giro per la mia casa. Dopodiché si lava sotto il rubinetto, quindi si lava sotto l'acqua e niente, si lava. Ovviamente prima meglio togliere i peli in eccesso, nel senso non buttate nel rubinetto tutto quanto il pelo, perché sono intasate tutto, togliete il pelo a mano, io l'ho raccatto anche con l'aspirapolvere, quello piccolo, la pulite un po' così e poi potete lavarla tranquillamente, ritorna come prima, ritorna bella pulita e potete riutilizzarla quante volte volete. Notavo questo tiraacqua e quindi ho provato appunto ad usarlo con del liquido sparso nel pavimento.
e se fate così, come vedete, funziona, tira su anche l'acqua, perfetto direi. Eccomi cigati, io ve la consiglio perché io mi sono trovata bene rispetto alla scopa normale, assolutamente tutta un'altra cosa, tira su e si attaccano i peli. Noi che abbiamo tanti peli sparsi per casa è necessario. Vi auguro una buona lotta al pelo in casa e vi saluto. Ciao amici gatti e amici gatte.